le immagini spettacolari. Allora, andiamo nei Caraibi, le isole sono le Virgin Islands, perché proprio lì si tiene un evento che si chiama Rolex Swan Cup Caribbean. Cosa è successo? Che lo Yacht Club Costa Smeralda ha fatto un gemellaggio, beato lui, con questa isola dei Caraibi di 3.000 abitanti, perché le acque, i colori delle acque richiamano un po' quelli della Maddalena. Si è tenuto un evento molto glamour, molto spettacolare, con barche dai 15 ai 30 metri. Queste immagini, penso Angelo, possono parlare assolutamente da sole. Si possono vedere queste barche anche a settembre nella Rolex Swan Cup di Porto Cervo. Per il momento questi fortunati armatori, insomma, hanno iniziato la primavera nelle acque dei Caraibi. Ecco, nelle acque italiane invece so che è stato ambientato il prossimo magazine. Sì, nelle acque italiane.